bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG delle 13:30, che apriamo oggi con le nuove misure del governo in attesa di quelli che saranno gli incontri sul punto per cercare di fronteggiare l'emergenza pandemica. Domani è atteso il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, che potrebbe portare a nuovi cambi di colore. Per il momento l'Italia è prevalentemente in zona arancione, ma alcune regioni potrebbero passare nella rossa, un rischio che sta correndo il Piemonte, come ha definito l'assessore alla sanità Luigi Icardi, definendo questa ipotesi molto probabile perché si avvicina alla soglia dei 250 positivi ogni 100.000 abitanti. Rischia anche il Friuli Venezia Giulia al pari della Lombardia. Ci sono poi due regioni che ufficialmente sono arancioni, ma che hanno all'interno molte chiazze rosse, ovvero Marche ed Emilia Romagna, e anche per loro è quasi scontato il passaggio in rosso. A cambiare colore potrebbe essere infine anche la Puglia, che dovrebbe passare da giallo ad arancione, con alcune punte di rosso in alcune aree. Le nuove norme, comunque, a livello nazionale entreranno in vigore non prima del prossimo lunedì. Secondo il nuovo report del Ministero della Salute, sono 22.409 i nuovi positivi al test Covid, che sono stati 361.040 i deceduti. Sono stati 332. Per quanto riguarda il tasso di positività, leggerissimo aumento di mezzo punto percentuale. Infatti il tasso di incidenza passa dal 5,7 della giornata dell'altro ieri al 6,2 invece della giornata di mercoledì. Situazione preoccupante in Campania, con un boom di contagi. Sono 3.034 i nuovi positivi. Mai la regione aveva fatto segnare un così alto numero di positivi riscontrati. I test sono stati 25.867, con il tasso di incidenza che ha toccato l'11,73%. Altro record nefasto, il numero di sintomatici sono stati 612. Anche qui mai la regione aveva toccato questi numeri. I deceduti sono stati 26, i guariti 1.814. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva a disposizione ne sono occupati 143, mentre invece su 3.160 posti letto di degenza ordinaria, 1.471 ne sono quelli occupati. L'azienda farmaceutica italo-svizzera ADN Pharma e Biotech ha firmato un accordo con il Russian Direct Investment Fund, che tratta della distribuzione dello Sputnik all'estero proprio per la produzione del siero russo in Italia presso gli stabilimenti di Caponago a Monza. E si tratta di una prima assoluta in Europa, tant'è vero che a Bruxelles la notizia non è stata proprio digerita. Ad annunciare l'accordo è stata la Camera di Commercio italo-russa, e ne ha parlato il presidente Vincenzo Trani all'agenzia ANSA. Ha detto che è un accordo storico che mostra quello che è lo stato di salute dei rapporti intercorrenti tra i nostri due paesi, e dimostra quanto le imprese italiane siano andate oltre quelle che sono le polemiche politiche. Per quanto riguarda la distribuzione, è previsto che ci sarà un accordo in base a quella che sarà poi la valutazione che dovrà essere effettuata dall'EMA. Dunque si stanno attendendo in qualche modo quelle che sono le comunicazioni che arriveranno dall'Olanda, che è la sede dell'EMA. Non si esclude comunque la possibilità che il vaccino venga semplicemente prodotto in Italia e poi distribuito in altri paesi che hanno già approvato il siero russo. Per esempio è il caso dell'Ungheria. La Regione Campania ha firmato un nuovo provvedimento proprio per cercare di contenere l'emergenza pandemica. Infatti è prevista la chiusura al pubblico fino al prossimo 21 marzo di lungomari, piazze, parchi urbani, ville comunali e giardini pubblici. Inoltre, dalla giornata del 12, stop
a fiere e mercati, compresi quelli rionali o settimanali, anche per i generi alimentari. Nel dispositivo si raccomanda alla popolazione di evitare assembramenti e ai datori di lavoro pubblici e privati il ricorso alle percentuali più alte possibili di modalità di lavoro agile. Per quanto riguarda la chiusura di lungomari, piazze, ville comunali e parchi urbani, è stata disposta per tutta la giornata tranne che per la fascia oraria intercorrente dalle 7.30 alle 8.30 del mattino, naturalmente facendo salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. Sarà poi la Regione a indicare appunto quali saranno i soggetti competenti che garantiscono la chiusura e gli eventuali varchi di accesso. Infine, per quanto riguarda il divieto di svolgimento di fiere e mercati, sono esclusi i negozi siti in prossimità o all'interno delle aree mercatali, purché abbiano dei servizi igienici autonomi, limitatamente alla vendita di generi alimentari e alle altre attività che sono consentite sul territorio regionale dal DPCM del 2 marzo 2021. Ci spostiamo ora in provincia perché 3,5 km dell'alveo di un canale secondario dei Regi Lagni ad Acerra erano accumulati dei rifiuti di diverso tipo, anche pericolosi, e sono stati sequestrati dai carabinieri all'interno dell'ambito della Terra dei Fuochi. I rifiuti comprendevano, oltre a materiale elettronico, scarti di produzione agricola, pneumatici e parti di automobili. Durante le operazioni i militari hanno bloccato e denunciato un 34enne che, mentre si trovava alla guida di un furgone, stava entrando nell'area industriale di Acerra e trasportava degli scarti in ferro senza l'autorizzazione. Il mezzo anche è stato sequestrato. Inoltre, a Casalnuovo i carabinieri hanno sequestrato un terreno in via Bolla e nell'area di circa 1000 metri quadri erano stati accantonati nel tempo vari rifiuti speciali non pericolosi. Il proprietario del terreno, un 47enne, è stato denunciato per smaltimento illecito di rifiuti. Infine, operazione Interforze a Caivano, è stata controllata un'attività imprenditoriale e commerciale con 3 persone che invece sono state denunciate. Nel frattempo, un camion che stava trasportando dei rifiuti destinati all'impianto, quando ha visto gli agenti, ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato prontamente raggiunto ed è stato scoperto che erano trasportati dei rifiuti illeciti che appunto non potevano essere conferiti. Ci spostiamo ora a Caserta. Sui canali istituzionali dell'ASL di Terra di Lavoro è stato pubblicato il nuovo bollettino di aggiornamento pandemico. Sul territorio continua l'ascesa dei contagiati in provincia anche nella giornata di mercoledì 10 marzo, con 382 nuovi positivi a fronte di 2.874 tamponi processati, per un tasso di incidenza che è sceso al 13,2%. I deceduti sono stati 6, 186 invece i guariti, e nel saldo complessivo si certifica un aumento dei contagiati di 190 persone. Caserta supera quota 500 e si attesta su 512 casi attivi. C'è poi Maddaloni con 396 e Aversa con 301. La situazione Covid nel comune di Cesa è nuovamente in ascesa. Il sindaco Enzo Guida ha deciso di intervenire con un nuovo provvedimento che prevede, oltre al chiaro e fermo divieto di assembramenti, anche la chiusura di parchi e ludoteche. Sentiamo proprio il primo cittadino. Nell'elenco degli attuali positivi ci sono bambini che hanno meno di un anno, bambini dell'età di 2 anni, ragazzi di 10, 11, 12 anni. Un sindaco ha il compito di adottare provvedimenti che vanno nell'interesse generale. Dispiace che ci sono delle famiglie che avranno delle difficoltà, ma credo che le difficoltà adesso sono abbastanza generali, nel senso che abbiamo tutte le scuole chiuse, nel senso che stanno effettuando la didattica a distanza, quindi non c'è didattica in presenza, per cui nonostante la sospensione delle attività didattiche in presenza, noi stiamo registrando
quello che è un aumento del numero dei positivi in questa fascia d'età. Ripeto, tutto questo che cosa determina? Determina che i bambini diventano poi portatori del virus nelle famiglie e ci ritroviamo intere famiglie contagiate, compresi anche i nonni. Abbiamo il dovere di intervenire, abbiamo il dovere di leggere quelli che sono i dati che ci giungono dalle fonti ufficiali, abbiamo il dovere di intervenire. A Santa Maria Capua Vetere, il sindaco Antonio Mirra ha parlato dei lavori alla condotta idrica della casa circondariale, raccomandando ai cittadini di restare a casa il più possibile. Sentiamo. Oggi il nostro ufficio tecnico ha sottoscritto la convenzione con la ditta aggiudicataria dei lavori e con la direzione dei lavori per la partenza di un'opera di straordinaria importanza per la casa circondariale di questa città, e cioè la condotta idrica che raggiungerà la parte finale della città, nella zona del rione Sant'Andrea, fino alla casa circondariale. È un'opera, ripeto, di straordinaria importanza, attesa da tempo, il tempo di organizzare, diciamo, i mezzi e il cantiere, e nella prima settimana di aprile partiranno questi lavori, il cui completamento comporterà che finalmente tutte le problematiche che ha avuto in questi anni, ma già dal momento in cui è stata costruita la nuova casa circondariale rispetto all'approvvigionamento di acqua, possano finalmente essere superate e migliorare le condizioni di chi vive già uno stato di detenzione. Non deve essere certamente aggravato da una situazione così che crea certamente grossi problemi. Le mie raccomandazioni finali sono le solite: di fare grande attenzione, è un periodo in cui è fondamentale ancora il massimo rispetto, uscire di casa soltanto se necessario, se ci sono quei motivi che abbiamo detto, motivi di salute, spero per le vaccinazioni che possono velocizzarsi sempre di più, o altri motivi di salute, naturalmente, motivi di necessità o motivi di lavoro. Oltre queste motivazioni, si deve assolutamente in questa fase di evitare di uscire di casa. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli prosegue il suo cammino di avvicinamento alla sfida di San Siro contro il Milan, e sul punto buone notizie per il tecnico Gattuso, ovvero il recupero sempre più probabile di Irving Lozano. Il suo entourage ha confermato che il giocatore messicano sarà presente nella sfida e potrà giocare, sia pur non tutti i 90 minuti. Intanto, occhi anche per il futuro, dal momento che Maximovic e Isai non rinnoveranno il proprio contratto e sembrano destinati a lasciare l'ombra del Vesuvio. Gli azzurri avrebbero già trovato due profili interessanti su cui puntare per la prossima stagione, ovvero Diogo Dalot, che attualmente si trova in forza al Milan ma è di proprietà del Manchester United, e di Marco Senesi, il centrale difensivo del Feyenoord. Per Dalot, il Milan non sembra intenzionato a versare i 20 milioni richiesti per il riscatto. Il Napoli vorrebbe inserirsi grazie ai rapporti cordiali tra Gabriele Giuffrida con l'amministratore del Manchester, Joel Glazer, per ottenere uno sconto. Invece, per il difensore argentino, c'è stato già comunque un interesse da parte del Napoli, quando in estate sembrava quanto mai probabile la partenza di Koulibaly. Il club olandese chiede 20 milioni, dunque gli azzurri potrebbero sborsarne una quarantina proprio per andare a sopperire alle due assenze, appunto, che ci saranno al termine dell'attuale stagione di campionato. Parliamo anche del Benevento, che è impegnato sabato pomeriggio in una partita delicata ai fini della salvezza contro la Fiorentina nel Giglio, pericolo ancora per Castrovilli, che è in dubbio per la partita, e ai microfoni del club ha comunque sottolineato quella che è la voglia di tornare disponibile quanto prima. Ha detto: sto meglio, sono svolto lavoro differenziato, spero di esserci per la partita di Benevento. Intervistato anche Giacomo Bonaventura, che ha parlato di allenamento regolare, non ha perso la condizione, ha detto:
l'ex Milan. Quella di Benevento è una trasferta difficile, ma ci tengo ad esserci e dare tutto il mio sostegno alla squadra. Nei momenti difficili bisogna lavorare sodo per cercare di uscirne quanto prima. Il Benevento, ha concluso il centrocampista, mi ha fatto già un'ottima impressione in stagione. Tra i giallorossi c'è la Padula, che è un mio vecchio compagno di squadra, un attaccante pericoloso. Bisognerà fare attenzione per difenderci al meglio. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento all'edizione serale delle ore 21. Arrivederci.